La pace dei santi sia con voi. Domenica 4 giugno 2017 la Chiesa Cattolica celebra la solennità di Pentecoste, con la quale si conclude il sacro tempo di Pasqua. Presso gli ebrei, la festa di Pentecoste era inizialmente denominata festa della mietitura e festa dei primi frutti, e si celebrava il 50° giorno dopo la Pasqua ebraica. Segnava l'inizio della mietitura del grano. Nei testi biblici è sempre una gioiosa festa agricola. È chiamata anche festa delle settimane per la sua ricorrenza di 7 settimane dopo la Pasqua. Nel greco, Pentecoste significa 50° giornata. Il termine Pentecoste, riferendosi alla festa delle settimane, è citato nel libro di Tobia e nel libro del Maccabei. Quando lo scopo primitivo di questa festa era il ringraziamento a Dio per i frutti della terra, cui si aggiunse più tardi il ricordo del più grande dono fatto da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione della legge mosaica sul monte Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli uomini a Gerusalemme, l'astensione totale di qualsiasi lavoro, un'adunanza sacra e particolari sacrifici. Ed era una delle feste di pellegrinaggio che ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme. L'episodio della discesa dello Spirito Santo è narrato negli Atti degli Apostoli. Gli Apostoli, insieme a Maria, la madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme, nel Cenacolo, probabilmente nella casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evangelista, dove presero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città. E come da tradizione, erano affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran numero per festeggiare la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio. Il passo degli Atti degli Apostoli scritti dall'Evangelista San Luca in un greco accurato narra la predicazione dell'Apostolo San Pietro, che apre il cristianesimo all'orizzonte universale, sottolineando l'unità e la cattolicità della fede cristiana, dono dello Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità, principio di santificazione dei fedeli, di unificazione della Chiesa, di ispirazione degli autori della Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo è colui che assiste il Magistero della Chiesa e tutti i fedeli nella conoscenza della verità. Lo Spirito Santo è chiamato Paraclito, che significa Avvocato, Consolatore. L'Antico Testamento non contiene una vera e propria indicazione sullo Spirito Santo come persona divina. Lo Spirito di Dio vi appare come forza divina che produce la vita naturale cosmica, che dona ai profeti i suoi santi doni e gli altri carismi, che opera la capacità morale di obbedire ai comandamenti. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo appare talora ancora come forza impersonale carismatica. Insieme però avviene la rivelazione della personalità e della divinità dello Spirito Santo, specialmente nel Vangelo di San Giovanni Apostolo, dove Gesù afferma di pregare il Padre perché mandi il Paraclito, che rimanga sempre con i suoi discepoli e li ammaestri nella verità. Anche San Paolo Apostolo dice che la dottrina dello Spirito Santo è congiunta con quella della Divina Redenzione. Il Magistero della Chiesa Cattolica insegna che la terza persona procede dalla prima e dalla seconda, come da un solo principio. Lo Spirito Santo è inviato per via di missione nel mondo e che esso inabita nell'anima di chi possiede la grazia santificante ed è concesso a tutti i battezzati. Lo Spirito Santo fonda l'uguale dignità di tutti i credenti, ma nello stesso tempo, in quanto conferisce carismi e ministeri diversi, l'unico e medesimo Spirito Santo costruisce la Chiesa con l'apporto di una molteplicità di doni.
Seguendo un testo del santo profeta Isaia, sono sei i doni particolari dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. La Chiesa Cattolica, nei secoli, ha stabilito che i doni dello Spirito Santo sono sette. Essi sono donati inizialmente con la grazia del battesimo e sono confermati dal sacramento della confermazione. Lo Spirito Santo rarissimamente è stato rappresentato sotto forma umana. Mentre nell'Annunciazione e nel battesimo di Gesù è sotto forma di colomba e nella Trasfigurazione viene rappresentato come una nube luminosa. Ma nel Nuovo Testamento lo Spirito Divino è esplicitamente indicato come lingue di fuoco nella Pentecoste, come soffio nel Vangelo di Giovanni. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Lo Spirito Santo, più volte preannunciato nei Vangeli da Gesù, è stato soprattutto assimilato al fuoco, che come l'acqua è simbolo paradossale di vita e di morte. In tutte le religiosità il fuoco ha un posto fondamentale nel culto ed è simbolo della divinità e come tale è adorato. Il dio sumerico del fuoco, Gibil, era considerato portatore di luce e di purificazione. A Roma c'era una fiamma sempre accesa, custodita dalle vestali, simbolo di vita e di forza. Nell'Antico Testamento Dio si rivela a Mosè sotto forma di fuoco nel roveto ardente che non si consuma. E nella colonna di fuoco Dio illumina e guida il popolo ebraico nelle notti dell'Esodo. Durante la consegna delle tavole della legge a Mosè, per la presenza di Dio, il monte Sinai era tutto avvolto dal fuoco. Nelle visioni profetiche dell'Antico Testamento, il fuoco è sempre presente e Dio apparirà alla fine dei tempi con il fuoco e farà giustizia su tutta la terra. Anche nel Nuovo Testamento, San Giovanni Battista annuncia Gesù come colui che battezza in Spirito Santo e fuoco. I cristiani, inizialmente, chiamarono Pentecoste il periodo di 50 giorni dopo la Pasqua. A quanto sembra, fu Tertulliano, apologista cristiano, il primo a parlarne come di una festa particolare in onore dello Spirito Santo, intorno al 150. Alla fine del IV secolo, la Pentecoste era una festa solenne, durante la quale era conferito il battesimo a chi non aveva potuto riceverlo durante la solenne veglia di risurrezione. Le costituzioni apostoliche testimoniano l'ottava di Pentecoste per la Chiesa d'Oriente, mentre in Occidente compare in età carolingia. L'ottava liturgica si conservò fino al 1969, mentre i giorni festivi di Pentecoste furono invece ridotti nel 1094, ai primi tre giorni della settimana, ridotti a due dalle riforme del Settecento. All'inizio del XX secolo fu eliminato anche il lunedì di Pentecoste, che tuttavia è conservato come festa in Francia e nei paesi protestanti. La Chiesa, nella festa di Pentecoste, vede il suo vero atto di nascita, l'inizio missionario. Considerando questa festa di Pentecoste insieme alla Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano. Auguri a quanti il 4 giugno festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.